c'è anche una villa ispirata a quella del film Scarface, interpretato da Al Pacino, tra gli immobili sequestrati dalla Guardia di Finanza di Reggio Calabria alla Cosca Alvaro di Sinopoli. Era in fase di ultimazione e vi sarebbero andati a vivere i diretti discendenti del boss. Un'idea affascinante per gli 'ndranghetisti, così come lo era per la Camorra. Una villa simile era stata infatti sequestrata a Caserta al fratello di Francesco Schiavone, Sandokan. I finanzieri si erano accorti degli immobili non accatastati, scorgendoli tra gli uliveti che avevano già sequestrato alla stessa Cosca nel mese di maggio con l'operazione Matrioska. In possesso di terreni e ville lussuose, ma in realtà Domenico Alvaro risultava essere percettore di redditi di natura agraria e assistenziale di modesta entità. Da queste incongruenze i finanzieri di Reggio Calabria hanno avviato le indagini nei confronti del patrimonio della Cosca di Sinopoli. Nell'operazione Matrioska 2 sono stati sequestrati un'abitazione di tipo signorile, costituita da un piano terra esteso oltre 100 metri quadri, con terrazzo edificata su un terreno intestato a Domenico Alvaro e alla consorte convivente, risultata nella disponibilità del figlio Antonio. Una villa in corso di costruzione su tre piani, ciascuno di oltre 200 metri quadri, due ville su tre piani, ciascuno di oltre 150 metri quadri, con giardino, edificata sui terreni già sequestrati a maggio, riconducibile a Carmine e Giuseppe Alvaro, una delle quali risultata nella disponibilità della sorella Giuseppa. Anche in questo modo la criminalità organizzata impone la supremazia sul territorio, ostentando ricchezza che equivale a prestigio e potere.